Qualche settimana fa avevamo parlato di un giovane interessante, Tommaso Pobega, un 99 che ha giocato un positivissimo campionato nel Pordenone, pronto a rientrare a Milanello, a rientrare nei ranghi rossoneri per conglobare, per migliorare il centrocampo che è già forte di Bennacer, parlo nella posizione centrale. E verrà rinforzato, come ho già detto nel video di questa mattina, con o Bakayoko, il sogno importante della dirigenza rossonera, il ritorno di Bakayoko, che deve conciliare ovviamente con le esigenze economiche, o Florentino Luis, giocatore del Benfica. Ebbene, il Milan con questo centrocampo Pobega come alternativa ai più a Bakayoko, a Bennacer, insomma a giocatori già di provato livello. E allora noi abbiamo parlato di Pobega, adesso parliamo di un altro giocatore giovane, un 2002 che se fosse in un'altra squadra estera, parliamo del campionato belga, parliamo del campionato olandese, parliamo del campionato francese, del campionato tedesco, sarebbe già nelle mire di tanti club, anche i più forti. E parliamo proprio di Lorenzo Colombo. Lorenzo Colombo è un ragazzo del 2002, un giocatore, un attaccante, fisicato, alto 1,86, ben strutturato, ricorda a molti Bobo Vieri, come si muove, la sua aggressività in area, quindi un giocatore certamente importante. Ebbene, Lorenzo Colombo è un 2002, si allena già con la prima squadra e potrebbe essere una delle alternative là davanti, perché, come dicevo, abbiamo nominato tanti giocatori del 2002 in giro per l'Europa, ma quando hai la fortuna di avere Lorenzo Colombo, ebbene, il Milan ce l'ha. Addirittura avrebbe potuto giocare forse addirittura al posto o insieme a Esposito, il talento dell'Inter, nell'ultimo mondiale Under 17. Però prima una pulizia al ginocchio, poi soprattutto una frattura da stress al metatarso, l'ha bloccato nella sua crescita anche a livello internazionale. Questo ragazzo è tornato, è partito subito con 9 gol in 6 partite, subito con una tripletta o una doppietta col Cittadella, e quindi è un giocatore che respira l'aria di rigore, che respira l'aria del gol, che ha il fiuto del gol. Lorenzo Colombo, quindi un giocatore da seguire, si allena già con la prima squadra, vista l'assenza di Ibrahimovic, chiaro che c'è Leao, ma andrà sicuramente in panchina in queste partite, e Pioli non esiterà a mettere quando serve la fisicità. Certo c'è Leao, però Leao deve ovviamente mettere in campo quella determinazione, quella ferocia, quella bava alla bocca, quello sputare sangue che non sempre ha messo. E dietro c'è questo ragazzo, ragazzo che mi dicono intelligente, ragazzo di testa, ragazzo maturo, e quindi poi ovviamente c'è il salto di qualità. Quindi attenzione a Lorenzo Colombo, perché abbiamo nominato tanti giocatori del 2002. Lui non ha ancora avuto la consacrazione né internazionale né questi giocatori che abbiamo nominato hanno già giocato magari già nella prima squadra. Ma attenzione, perché è con tutti i problemi di crescita, di intensità nell'affrontare avversari di altra caratura, però Lorenzo Colombo a Milanello l'hanno già apprezzato e al Wismar è sempre stato uno dei giocatori più seguiti, che sta confermando le sue qualità. Ha sempre segnato dai tempi, mi dicono, contro Real e Barcellona, quando era ancora un ragazzino di 9-10 anni. Quindi Pobega, Lorenzo Colombo, altro giocatore che partirà certamente insieme ai compagni più grandi. Attenzione, perché potrebbe essere, come Pobega, la grande sorpresa della prossima stagione, senza andare a cercare 2002 in Belgio, in Olanda, in Francia, in Germania, in Spagna. Il 2002 forte il Milan potrebbe averlo. Manca la certezza del salto di qualità, però fa parte della crescita, fa parte dell'incognita di ogni ragazzo del 2002.
Attenzione, Lorenzo, mi sembra che venga chiamato Lollo, Colombo, un altro giocatore non solo forte, ma attenzione, un mancino straordinario, un fiuto del gol incredibile, formidabile. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegato.